E andiamo con Garrus Vakarions e Tali Zoranar Raya. E già vedo gente pronta a spararci, quindi stiamo ready. Get ready, people. Cosa abbiamo di qua? Ah, quindi questa non si apre. Ah no, questa era semplicemente una cassa. Ok. Corazza media Turian 2. Riscavolo, c'ho 1000 corazze Turian. Non ne posso... fermo. Non ne posso usare neanche una, mannaggia la pupazza. Oh, che sucata. Qua tocca proprio buttarsi in mezzo ai nemici, eh. Ah no, ok, è fatta così la faccenda. Sono dei terribili. Al riparo! Uccidete l'ostaggio! Ehi! Dobbiamo sbrigarci, altrimenti lo uccideranno! Ci ha buttato per terra. Devi morire! Devo assicurarmi che non accada mai. Fatemi giocare al gioco, aiuto! Oh! Non ci hanno fatto giocare, oh! Scusi! Ci hanno buttato per terra 200 volte! Mortacci! Sono forti sti biotici! Sti peoples! Sti peoples, che potenza. Facciamo un salvataggio subito qua prima della cosa. Mortacci de Pippo. E se io facessi questo? Intrusi! Uccidete l'ostaggio! Dobbiamo sbrigarci, altrimenti lo uccideranno. Perché ci hanno tutto bloccato questo? Fatemi giocare, fatemi giocare. Io scappo. Guarda sto coraggio. Guarda dove va questo, non deve venire così. Oh, guarda sti delinquenti. Un minuto. Tocca spicciasse. Devi morire. No, no, no. Dai, un minuto e 40. Adesso questa l'abbiamo sdraiata. Facci loro. Pensavo di essere spacciato. Ma gli fategli del male, per favore. Ok, dove devo andare? Qua. Da questa parte, giusto? No, da questa parte qui. E poi, cavolo, c'ho un minuto. Tocca spicciasse. Rapidi. Abbiamo fatto. Ce l'abbiamo fatta. È sempre nice. Così. Scrivi, no, delle lettere e fatto. Nessuno si degna di rispondere. La violenza è l'unica cosa che la gente capisce. Che ne dici se uccido il presidente Burns e metto fine a questa farsa? No, stavo cercando di aiutare la tua gente. Non facciamo cose di cui potremmo pentirci. E perché no? Cosa abbiamo da perdere? Visto che il presidente ha deciso di non concederci un risarcimento, non abbiamo più un motivo per vivere. Ma ho cambiato idea. Ora che vi ho visti, è chiaro che meritate tutti. Hai avuto la tua occasione. Alcuni alle due sono quasi morti per gli effetti collaterali degli impianti, ma tu hai votato contro i risarcimenti. Pensaci bene. Burns è l'unico che può aiutarti. Sì, se mi lasci andare posso riesaminare la richiesta di risarcimento. Cosa? E dovremmo fidarci di te? Certo, ci prometti la libertà e dici che tutto filerà liscio. Ma non appena ci arrendiamo non esiterai a fregarci. Non ti sto promettendo la libertà. Sto solo dicendo che Burns riesaminerà la vostra richiesta. Non è così, Burns? Assolutamente.
Non pensavo che i biotici alle due fossero così disperati. Se l'avessi saputo... Avrete il vostro risarcimento. Vi do la mia parola per quanto possa valere. Hai ragione. Non voglio morire. Forse stavolta cambierà davvero qualcosa. Ci arrendiamo. Grazie, comandante. Quando mi hanno preso credevo di essere già morto. Farò in modo che la decisione sul risarcimento venga riconsiderata. Non sapevo che fossero così disperati. Presto un incrociatore della quinta flotta verrà a prendere lei e i prigionieri. Ce l'abbiamo fatta. Nice. Non è stata troppo facile in realtà, perché siamo arrivati giusto in tempo e i biotici devo dire che sono abbastanza forti da tirare giù. Ora, fucile d'assalto, Tsunami 4, questo potrebbe essere il Katana 4 sicuramente buono, e lo Storm 5 addirittura. Facce vede un po'. Vedi che il Katana 4 è arrogante. Katana 4 è arrogante. Qui c'ha lo Scimitar 3. A lei pure le diamo lo Scimitar 3. Poi che altro c'era che ci aveva droppato? No, qualcos'altro. Mi pare un... Ecco, uno Tsunami 4. Vediamo sto Tsunami 4 un po'. Figo. Vai, proviamolo. Interesting. Fa bei danni. Bei danni, bei danni. Tsunami... mica mi scappi, eh. Hurricane Hammer Naginata 4. Vediamo un po' sti fucili di precisione. Naginata 4. Buono. Io così posso usare l'Hammer. E a lei le diamo l'Hammer pure a lei. Bene. Naginata. Naginata. Vediamo di qua che c'è. Sarà altro loot. Yeah. Estensore, questa è una mod arma. Mi sa che l'estensore era quello per avere più colpi nel caricatore, se non sbaglio. Vai con la decrittazione. Mortacci, quanta roba ci sta qua, oh. Equalizer, Ursa. Questa potrebbe essere buona. Silverback, ok. L'equalizer è un fucile da cecchino. Fa 161. Lo diamo a lui che è mastro cecchino. Il Naginata ce lo prendiamo noi. Poi abbiamo sta corazza Turian. Leggera, Ursa. È bruttina, però meno brutta. Diciamo il colore è già più azzeccato. Mazza, abbiamo fatto fior di loot qua. Bene, bene. Fior di loot, molto bene. Vediamo un attimo da questa parte se c'è qualcosina di nascosto. Eccoti qua. È qua che te volevo io. È qua che te volevo io. Che poi in realtà noi le potremmo vendere per i crediti ste robe qua. Però devo dire che gli Omnigel sono strautili. Quindi Omnigel for the win, sti cazzi. Le sciogliamo le armi e ci facciamo gli Omnigel. Tanto i crediti non è che mancheranno. Piano piano facendo tutte queste missioni, perché ogni nemico che uccidi ti dà un tot di soldi, eh. Infatti ci abbiamo già 50k e ne abbiamo spesi un po', eh. Ne abbiamo spesi un bel po'. Vabbè, usciamo da qua. No. Ok, basta. Non voglio, io voglio solo rimettere questo a posto. Torna alla Normandy. Bene, rieccoci. Messaggio in arrivo, lo sto trasmettendo. Arrivo. Che succede? Grazie per aver risolto quella crisi con l'ostaggio, comandante. Il presidente Burns è davvero colpito dal modo in cui ha risolto la situazione pacificamente. Nice. La sua azione di soccorso ben oltre gli obblighi formali è stata debitamente annotata, comandante. Quinta flotta, chiudo. Tra l'altro io non so adesso se le missioni completate in questo modo... spostiamoci un attimo qua perché voglio fare un double check. Le missioni completate in questo modo, mi sa, ti danno automaticamente la ricompensa.
senza dover tornare da Giordano a parlare, poi ripartire, poi rifare, che è una gran cosa, onestamente. Allora, Hades Gamma l'abbiamo fatta. Artemis Tau l'abbiamo fatta l'altra volta. Vediamo un attimo il... cazzaccio, il giorno non lo possiamo vedere, dobbiamo uscire dalla... dalla cosa. L'attacco dei Getat. Fornito e coordina la struttura di ricerca e raggiunge il pianeta Bintu. La fascia... forse questa roba però magari non è il momento di farla. Forse proviamo i predoni. Geralt ti ha chiesto di cercare suo fratello disperso. Sistema Strenus. Strenus. E dove sta Strenus? Ci dice il sistema ma non ci dice... il coso. Io che diavolo ne so dove sta Mostenus. Che sarà nell'ammasso Voyager. Vediamo un po'. Yagtze. Amazon. Amazon. Io non ce vado. Io non ce vado da Amazon. Allora, nebulosa. Messaggio in arrivo dal quartier generale di Arcturus. Te lo passo Arcturus. Subito. Normandy, sono l'ammiraglio Hackett. Stiamo ricevendo molte segnalazioni che Hackett. Indicano un intensificarsi dell'attività dei Get nel confine di Skillian. I droni di sorveglianza hanno individuato degli avamposti Get su 4 diversi pianeti dell'ammasso Armstrong. Mm. Qualcuno deve andare a neutralizzarli. E può contare su di me che domande, ma dritto per dritto, Hackett, grande. Provare Saren è ancora la nostra Hackett. Priorità. Ma visto che ha già combattuto contro il Get, è lei la persona più adatta per distruggere quegli avamposti. Sto inviando alla Normandy le coordinate di tanto tutti parte gli avamposti viene solo da un lato. Individuati nell'ammasso adesso Armstrong. Adesso tutto nell'orecchio sinistro. Ammiraglio Hackett, chiudo. Vale per tutti quanti i messaggi sulla nave quando ti mandano, quando ti fanno la telefonata. Bam, Shihong, confine di Keplero, Newton. Century, Century. No, 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 no. Argos Ro. Qua c'è Hydra. Gemini Sigma, qui c'è Minchia e basta. E Artemis Tau. Allora, vabbè. Vabbè, vabbè. Vediamo un attimo. Allora, noi abbiamo Feros e Noveria. I Get hanno attaccato Feros. Il tuo obiettivo primario è raggiungere la colonia di Zuhope per scoprire cosa sta cercando Saren. Quindi Feros lo faremo come seconda cosa. Primario invece faremo Noveria. Al consiglio è stato riferito che i Get sono interessati a Noveria, un pianeta gestito da corporazioni di ricerca privata. Il consiglio vuole capirne il motivo. Andiamo a Noveria. Così cerchiamo di avere un quadro un po' più chiaro su cosa vogliono fare i cosi. Tra l'altro, rispetto al 2 e al 3, che mi pare cambiavano colore i sistemi che avevi esplorato completamente, o comunque ti dava qualche info, adesso non ti dice una sega. Il che è molto male, perché così io mi dimenticherò dove diavolo, poi specialmente se appaiono altre cose qui, stiamo freschi. Ma prima di andare a Noveria, andiamo all'asteroide X57. Oh, mamma mia, che ha fatto la telecamera. Allora, andiamo qua a Utopia. Sì. Utopia. Allora, qui ci abbiamo varie cosine. Cominciamo con Nirvana. Nirvana possiede un'atmosfera rarefatta composta da xeno e krypton. La superficie è formata da ghiaccio e ossidi di ferro con depositi criovulcanici di potassio nella fascia equatoriale. Nirvana non ha alcuna rilevanza dal punto di vista commerciale o scientifico. Le poche stazioni di ricerca geologiche costruite negli anni 60 del XXI secolo sono chiuse da molto tempo. L'Alleanza mantiene solo una stazione rompighiaccio automatizzata che fornisce ingenti quantità di deuterio usato come carburante dalla flotta umana. Meno 203 gradi, un altro bel posticino per poter andare a sciare. Questo, no, questo qui non sembra proprio amichevole con questo verde fluorescente. Possiede un'atmosfera composta da metano e argon. La sua superficie ghiacciata è formata principalmente da potassio con depositi di calcio. L'estrema lontananza dalla stella del sistema e la mancanza di risorse utili rendono Xanadu, mi sa si dice Xanadu, del tutto privo di interesse. 0,3G, meno 216 di coso. Niente male. Niente male. Allora, andiamo l'altro. E questo c'aveva il... tra l'altro era fatto con l'argon, giusto?
l'argon, che l'argon tra l'altro è un altro gas, ovviamente, che compone l'atmosfera. Non ho idea di cosa sia utile per l'argon, proprio zero assoluto. Arcadia è un pianeta roccioso insolitamente grande con una densa atmosfera formata da azoto ed elio. La sua superficie torrida è composta principalmente da basalti alcalini, ma sono presenti numerosi giacimenti di metalli. Anche se alcuni spettacolari esempi di colonne e basalti che offrono uno scenario mozzafiato, l'ambiente ostile di Arcadia ha sempre impedito lo sviluppo commerciale. Beh, in effetti fa quasi 400 gradi, non è che sia proprio buono. Eden Prime, già la conosciamo. Che il mondo agricolo dei tratti di Lia c'è stato uno dei primi insediamenti umani oltre il portale galattico di Caronte. La biosfera di Eden Prime è straordinariamente adatta all'importazione di forme di vita terrestri. Queste condizioni hanno incoraggiato l'immigrazione e lo sfruttamento da parte dell'alleanza dei sistemi di varie corporazioni. Zion è un gigante gassoso idrogeno elio ancora più grande di Giove. Nonostante la fortissima attrazione gravitazionale e le radiazioni letali, supporta una piccola industria dedita all'estrazione di elio 3. Ok, skippiamolo un attimo questo qua, togliamoci dalle palle da qui, che noi dovevamo andare di qua all'asteroide X57 per non so quale missione, però me lo indica, quindi noi ci andiamo. L'asteroide X, che è questo. Però vediamo gli altri pianetini. Loki è un piccolo pianeta roccioso di scarso interesse. Un emisfero è quasi interamente ricoperto da uno strato di ghiaccio, mentre l'altro presenta dei vasti e accidentati altopiani basaltici. Il terreno aspro e variegato potrebbe essere il risultato di un antico cataclisma di dimensioni planetarie. L'orbita insolitamente ellittica sembra confermare questa ipotesi e raggiunge una distanza di 6,5 unità astrali nel punto del perigeo e di 7,1 unità astrali nell'apogeo. Ora, perigeo e apogeo, se avete giocato specialmente a Kerbal Space Program ve lo siete imparato molto bene cosa sono, ma sono piuttosto semplici, sono nomi complessi per dei concetti semplici. Il perigeo praticamente in un'orbita è il punto più vicino dell'orbita, quindi quando l'oggetto in orbita raggiunge il punto più vicino all'oggetto che sta orbitando, e l'apogeo è l'opposto, quindi è il punto più lontano, per l'appunto 6,5, quindi è il perigeo che è il punto più vicino, e l'apogeo è quello più lontano, 7,1. E più sono diversi i due numeri da perigeo e apogeo, più l'orbita ellittica e non sferica. Le scansioni effettuate sotto lo strato ghiacciato di Loki hanno rivelato una rete di tunnel sotterranei. Alcuni di essi hanno forme e dimensioni sorprendentemente regolari, ma le prime spedizioni inviate sul posto hanno confermato che si tratta di un processo del tutto naturale. L'atmosfera rarefatta di Loki è composta principalmente da Krypton e Xeno. Nei pressi del perigeo, i triossidi e biossidi di zolfo ghiacciato possono evaporare formando uno strato nuvoloso nell'emisfero rivolto verso Asgard, che sarà un altro pianeta qua in zona. Fa freschino, non troppo, c'è poca gravità ed è bene o male, non è neanche così male. Tyr, qua ci stanno tutte divinità nordiche. La composizione di Tyr è simile a quella della Terra, ma dista più di 4 unità astrali da Asgard e possiede un'atmosfera composta principalmente da azoto ed etano. Pur essendo adatto alla terraformazione, la presenza di un pianeta dal clima mite come Terra Nova nello stesso sistema ha assegnato a Tyr una mera funzione di supporto. Quasi un centinaio di corporazioni umane aliene hanno costruito strutture minerarie, produttive e di raffinazione automatizzate nella superficie di Tyr. Insieme ai giacimenti di platino presenti sulla Terra Nova, le risorse prodotte dal sistema danno grande slancio all'industria locale delle celle a combustibile. Oggi il sistema di Asgard rappresenta quasi il 4% del mercato galattico. C'è una popolazione, 47.000 persone comunque sia, quindi non è che sono solo automatizzate, c'è anche gente. Terra Nova, questa è quella bella. Era una delle potenziali colonie classe 1 scoperta dalle prime missioni di esplorazione umane nel 2150. È stata la seconda colonia extrasolare dell'Alleanza e la prima oltre il portale di Caronte. Oggi è la colonia umana più popolosa della galassia. La fascia equatoriale è un vastissimo deserto torrido, ma in prossimità dei poli il clima diventa più temperato. La scoperta di immensi giacimenti di platino negli anni 70 ha accelerato notevolmente lo sviluppo della colonia. Questo metallo raro, utilizzato nelle celle a idrogeno che alimentano i veicoli privati, ha scatenato un'autentica corsa al platino, attirando coloni e investimenti dall'intero spazio dell'Alleanza. Negli ultimi 12 anni la popolazione di Terra Nova è cresciuta del 30% e lo sviluppo non accenna ancora a rallentare. 4,4 milioni la popolazione, non è come la Terra, ma insomma è come Terra Nova, giustamente.
Temperatura superficiale 56 gradi, ma io credo che il gioco ti dia la massima di temperatura, perché insomma 56 gradi se è la temperatura di base, li mortacci che è. E cose, Dubai. Gravità analoga a quella della Terra, fantastico, fantastico. E poi ci abbiamo Borr. È un enorme gigante gassoso idrogeno elio con più di 90 satelliti. Il suo colore, che l'avevamo letto prima, no? Che i giganti gassosi generalmente hanno un botto di lune. Il suo colore è dovuto alla luce sprigionata dall'idrogeno ionizzato che filtra attraverso uno strato superiore di nubi di sodio. L'origine della ionizzazione non è ancora stata accertata, ma la massa di Borr, 6 volte quella di Giove, e l'elevata temperatura indicano che potrebbe trattarsi di una nana marrone, cioè un gigante gassoso abbastanza grande da diventare una piccola stella. Il potente campo gravitazionale di Borr rende l'estrazione mineraria molto difficoltosa. Scusa, ma se è un gigante gassoso, dove sta la parte fisica? L'unico gigante gassoso del sistema. L'idrogeno necessario per l'industria locale delle celle a combustibile, unita alla continua richiesta di carburante elio 3 per le propulsioni a fusione, hanno reso l'estrazione mineraria assolutamente necessaria. Ok, beh, siamo pronti per andare sull'asteroide, scusa, no? Giusto? Sì. X57 è un asteroide metallico originariamente posizionato in uno dei punti di Lagrange del gigante gassoso Borr. Che cavolo è un punto di Lagrange adesso, però? Questa io non la so, ragazzi. Questa non la so, abbiate pazienza. Cerchiamo di vedere cos'è il punto di Lagrange. Ve lo leggo da Wikipedia. Nel problema dei tre corpi, che è un'altra pagina di Wikipedia, quindi ve lo dovete andare a vedere, i punti di Lagrange, tecnicamente chiamati punti di oscillazione, sono quei punti nello spazio in cui due corpi dotati di grande massa, tramite l'interazione della rispettiva forza gravitazionale, consentono a un terzo corpo dotato di massa molto inferiore di mantenere una posizione stabile relativamente ad essi. Quindi praticamente X57... è in un punto in cui rimane in buona sostanza immobile, o quasi immobile, da quello che ho capito, grazie all'enorme gravità del gigante gassoso Borr e di qualcos'altro, perché è posizionato in uno dei punti di Lagrange del gigante gassoso, ma c'è bisogno di due punti, due grandi corpi dotati di massa enorme, quindi qua al gioco ci manca qualcosa, o è Terra Nova magari. Comunque, Terra Nova richiese una nuova struttura portuale orbitale, ma la scarsità di fondi costrinse a scavare X57 usando delle risorse ottenute per rendere abitabile la parte interna. Venne poi decelerato dall'orbita di Borr utilizzando dei propulsori a fusione, facendolo cadere nell'orbita di Terra Nova. Di recente sono stati persi i contatti con una squadra di ingegneri al lavoro su X57. I propulsori a fusione sono stati riattivati e l'asteroide sta accelerando verso Terra Nova. Danger. Stato, i sensori rilevano tre propulsori a fusione installati sull'asteroide X57. È brutta, raga. Mantenendo l'attuale accelerazione, l'asteroide colpirà Terra Nova tra circa 4 ore. Analisi. I propulsori devono essere disattivati per fermare la Pronto. Ho sentito la tua trasmissione. Lascia sentirmi. Non mi hanno ancora trovata, ma non posso parlare molto. Disattiva i propulsori a fusione. Spero tu possa sentirmi. Ah, col mago ci arriviamo. Madonna, che bomber. Scusa, però c'è una cosa subito qua dietro. Vediamo di che si tratta. Questo uomo è stato picchiato a sangue e poi ucciso da un colpo a bruciapelo alla nuca. Pare si fosse arreso, ma i suoi sadici aggressori non hanno esitato a giustiziarlo. Abbiamo novità sul coso.
Trova i tre propulsori a fusione e disattivali. Corpo di Mendel, hai trovato il corpo di Mendel? Beh, grazie. Grazie, la missione è stata molto utile. Hai trovato il corpo di Mendel, complimenti. Registrazione finale della stazione di monitoraggio 3, ingegnere G. Mendel. La torre di trasmissione centrale è di nuovo fuori uso. Nessuno mi ascolta quando parlo di possibili guasti. Mi sorprende che le nostre comunicazioni di superficie funzionino così bene, nonostante tutto. Quando Slashes verrà a darmi il cambio, andrò a dare un'occhiata alla torre. Slashes. Che cazzo è? Quando arriverà il mio amico Slashes, ci penserà lui. Mannaggia. Un factotum. Scusa, ma il factotum pure io posso cambiare. Dove sta il factotum? Beh. Ci sarà qua. Guarda che figata la vista da qua. Madonna. Che figata. Dunque, io mi trovo qua. Ah, ma quindi c'era qualcosa. Devo andare di qua. Non da questa parte. Ecco, là già vedo dei nemici. Siamo in direzione, sì, qua c'è... Ah, perché poi i propulsori sono sparsi, ok, c'è la torre di trasmissione sopra. Vediamo quanto ci sparano da uno a sparo. Stai andando nella direzione giusta. Non so chi sei, ma io... Accidenti. Easy. Facciamo un po' di impennatuccia. Guarda qua che manovre. Manovre evasive, let's go. Let's go, boys. Guarda qua che non si cappotta mai, si gira, si gira, si gira, si evita tutto. Touchdown. Madonna. Si dodge, si doggia. Touchdown confermata, ragazzi. Non me ne hanno tirata manco una, eh. Neanche una me l'hanno tirata di botte. Veramente devo salire qua. Credo che abbiamo raggiunto il limite del mago qua. O magari anche no. Stabile il mago, ragazzi. Incredibile. Poi dopo scendiamo, andiamo a disattivare. Guarda che bella vista, guarda qua. Questo varrebbe per il thumbnail, va. Tac, thumbnail fatto. In questo computer ci sono moltissimi registri e diari personali di una piccola stazione radiofonica pirata gestita dagli ingegneri di X57. Sono presenti anche i testi di diversi messaggi promozionali, ma pare che nessuno di essi sia stato mai registrato. Roccheggiamo su questa roccia dal 2182, ok? Quando il mondo non ti basta, con noi puoi toccare il cielo. Una radio massiccia. O massella, potremmo dire anche, no? Mi pare si dica a Torino, massello. L'unica inimitabile roccia del rock nel raggio di 300.000 km. Niente male. Niente male. Ma io sto male. Bellissimo. No. Quindi abbiamo riattivato la radio adesso. Adesso la sento per sempre. 10-10. Oh! Ehi, tutto in ordine.
pelino si è rotto il mago, io lo riparo, quel pelino lo voglio riparare. Questo costa solo 15 di ogni shell. Bene, bene, facciamo un save game, entriamo qua dentro e vediamo di liberare il posto.